sta felice, ovvio. Niente da martedì che sono pronto a giocare, partire in quintetto, soprattutto per dare un contributo difensivo su Atten, che era comunque la loro prima opzione offensiva. E niente, sono preparato tutta settimana, ho colloquio col coach, con tutti i giocatori, mi hanno aiutato a dare fiducia nei miei mezzi. E niente, è arrivata la partita. È arrivato anche un paio di canestri, sono arrivati. Direi che sono contento. È arrivata anche una ovazione della... Anche? Direi che sì, meglio di così, guarda, potevo andare. La società da Sandro, hai fatto un generale andata toccando pochissimi campi. Quindi per esempio questa sera, prima di ricordo, te ne prendo. Spiegaci un po' cosa è successo. Non lo so. Penso che, non so, magari il coach non vedeva prima ciò che ha visto in queste ultime settimane in me. Magari ho messo più energia, io non so, in allenamento, non so. Questa della mancare un giocatore avversario, già l'anno scorso avevo delle buone anche partite, un po' da Sassari, anche pensato con Peter. Peter, bravo, sì, giusto. È un po' il ruolo che pensi di poter ritagliare, sì, anche perché, sì, anche perché comunque non penso di poter mai diventare una prima opzione offensiva in un campionato come questo. E perciò se voglio comunque guadagnare più minuti sul campo devo partire dalla difesa. Invece una prima opzione difensiva che si potrebbe aumentare con più continuità, nel senso. Sì. Guadagnato oggi è partita. Sì, ecco, la continuità è proprio quello che mi manca, cioè il mio limite. Devo lavorare, continuare a lavorare, cercare di essere sempre più continuo. E dici come hai preparato questa partita contro Atten? Alla Rocky ti sei piazzato la foto? No, ho visto un sacco di clip su di lui, sui suoi movimenti principali. Ciò che gli piace fare, quello che preferisce, i movimenti, gli schemi per lui, quali erano, i movimenti che faceva, le uscite da un blocco o una partenza in palleggio. Tutta settimana ho lavorato su questo, guardando e lavorando anche, immaginando di aver lui davanti quando difendevo, che ne so, sul Google, sul Formenso. Sì, sì, sì. Allora, sì. Penso maturità, devo raggiungere ancora la maturità. Vedi, sono cose del tempo? Sì, sì. Vuole una quarta anche in campo che ti nasce? Ecco, può essere, sì, devo magari avere bisogno di più opportunità anche in campo, avere quella fiducia, in me stesso, sì. Cosa ti aspetti da questo girone di ritorno? Cioè, credi che la partita di oggi possa segnare un cambiamento anche nel tuo utilizzo? Sì. O pensi che comunque, cioè, è un ruolo anche tuo, se stasera non ce la tieni, c'è comunque ancora fuori ghiacci, poi rientreranno entrambi, no? Sicuramente. C'è una bella concorrenza? Sicuramente prendo quello che viene, non mi aspetto, non pretendo di giocare, non pretendo di quello che merito, quello che mi darà il coach. Abbiamo un problema che esiste anche in casa, raggiungiamo un certo punto della partita in cui siamo avanti, non so, di 10 punti, e specialmente si verifica all'inizio terzo quarto o comunque nei momenti più caldi della partita. Ci facciamo recuperare, poi nei momenti decisivi non riusciamo mai a finalizzare gli schemi o chiudere la partita. Sappiamo che in casa è più facile magari reagire o gestire meglio. Comunque col pubblico, il tifo, sai di essere in casa, il tuo palazzetto e tutto. Fuori casa, comunque, quando le partite sono andate così, cioè la maggior parte ovviamente poche. Ho venuto a Sassari, a Reggio Emilia, così. In che settimana sta andando per Cremona? Tranquillo, siamo consapevoli comunque di aver perso una partita con
Va bene, non dovevamo arrivare a quel punto, il punto dell'ultimo tiro, però non fosse uscito quel tiro, eravamo primi. Il tiro è entrato, gli ho detto va bene, è stato un episodio, è inutile prendersi addosso, non è andata, dobbiamo reagire, prepararci per la prossima partita.